Le nuove misure contenute nel DPCM e l'invito a lavarsi spesso le mani per contenere la diffusione del contagio da coronavirus hanno fatto impennare il consumo d'acqua anche del 30%, una situazione che sta mettendo a dura prova le risorse idriche del territorio anche a causa della mancanza di pioggia e neve. Nel Vastese 28 comuni sono arrivati a scrivere al Presidente della Repubblica Mattarella per denunciare la politica adottata dalla SASI, l'ente che gestisce il servizio idrico integrato nel Chietino. Ma il Presidente Basterebbe ribadisce che la razionalizzazione dell'acqua è ormai un'esigenza. Più che una razionalizzazione la chiamerei l'acqua che abbiamo a disposizione. Noi non siamo un mulino, l'acqua che abbiamo a disposizione cerchiamo di farlo arrivare con i mezzi a disposizione in tutti i nostri comuni. Questa parte del territorio è quella che ormai da anni ne parliamo e da anni sussiste questa problematica. In questi giorni qualche cosina, ma non così grave, si è alimentato ancora con un processo di non piogge, di non nevicature, di non nevicate, che le nostre sorgenti che soffrono. La nostra principale, che è quella di Fara San Martino, stiamo pompando da pozzi naturali quando soltanto in alcune occasioni dell'anno, mese di agosto, luglio in modo particolare, altrimenti negli altri periodi dell'anno dobbiamo mandarlo allo sfioro, che come già sapete, già tante volte ripetuto, le tubazioni non consentono di poter far transitare più di 1200 litri al secondo. In questa fase continuiamo ad assicurare 1200 litri al secondo pompando con 4 pompe da pozzi naturale, che è il massimo che possiamo fare. La SASI gestisce anche altre 170 piccole sorgenti di portata quasi insignificante nella misura di un quarto di litro al secondo, che però nei piccoli comuni diventano essenziali. Sono proprio queste, aggiunge Basterebbe, che soffrono la carenza d'acqua più delle sorgenti principali. Ma questo non è il tempo delle polemiche, ha detto Basterebbe. Bisogna darsi tutti una mano. Per di più, i tecnici della SASI continuano ad operare effettuando le necessarie riparazioni in una condizione di oggettiva difficoltà, cercando di rispettare tutti i criteri di sicurezza, con l'unico prioritario obiettivo di assicurare il servizio. La raccomandazione agli utenti è quella di limitare il consumo d'acqua quando è possibile. E non ci raccomandano altri di lavarci ogni cosa dopo aver toccato una qualsiasi cosa, questo fa certo aumentare il consumo dell'acqua. Quindi non diciamo di fare a meno di queste cose, ma dove è possibile risparmiare per usi diversi, è l'unico modo per cercare di fare in modo che l'acqua, che torna a ripetere, è insufficiente sia per l'approvvigionamento sia per le tubazioni che disponiamo.